sono alla base dei ragazzi ordinari, comuni, dei ragazzi come tutti noi alla fine, che sono stati scelti per fare un'impresa straordinaria. Quindi abbiamo voluto dare st'impronta a questa squadra, abbiamo selezionato dei ragazzi attraverso internet a livello mondiale, abbiamo selezionato 5 profili capaci di rappresentare al meglio questa filosofia, diciamo. Assolutamente sì, non si conoscevano prima, li abbiamo fatti incontrare in occasione a un primo incontro in Valle d'Aosta per costruire il team e cominciare a far passare il messaggio e a correre insieme, vedere se prendeva bene l'amalgama alla fine. Io di solito lavoro dall'altra parte della telecamera e infatti quando mi capita di raccontare cosa ho fatto cerco sempre un po' di raccontarlo in maniera, non lo so, semplice e senza per forza parlare a degli addetti ai lavori. Per quanto riguarda l'esperienza fatta dall'Ultratrail del Mont Blanc, la chiave è stata proprio questa. Sì, io arrivo da un know-how, comunque da un'esperienza di montagna, di filmmaker a 360 gradi, e la sfida era quella di rendere un prodotto esclusivo di montagna, diciamo interessante anche per l'utente che comunque non è proprio inserito in questi argomenti. Quindi alla fine mi è capitato di applicare delle tecniche di linguaggio e di ripresa che normalmente uso in altri ambiti, per esempio la pubblicità, le produzioni televisive. Tutto questo in una logistica estremamente complessa, perché a parte la gara che è lunghissima e anche come territorio ha bisogno di una preparazione a priori molto sofisticata, e il team era anche estremamente numeroso. L'idea è stata quella proprio di inserire nel film anche tutta la fase preparatoria, quindi vedere cosa c'è dietro un prodotto di questo tipo, quindi le relazioni tra le persone, la squadra, la gestione delle risorse, la gestione delle affinità, perché poi dopo io avevo un team di 8 persone, 4 squadre, dove ho dovuto gestire anche delle risorse. C'era la persona fisicamente più preparata, la persona tecnicamente più preparata che ad esempio ho dovuto metterla nelle fasi notturne perché sapevo che usare una telecamera di notte a temperature abbastanza estreme necessitava di avere degli accorgimenti che magari un super atleta più istintivo non ha. Abbiamo imparato che alla fine è tutto possibile, basta volerlo. È una cosa da brividi proprio, perché quando vedi partire 2500 persone per un'impresa che durerà da 22 ore a 40-50 ore con tutte le condizioni che possiamo trovare in montagna, gente che si allena tutto l'anno e che ci crede tanto, che probabilmente arriverà in fondo ma non necessariamente, lì vivi veramente un'esperienza allucinante. Io potrei anche testimoniare a livello personale, perché dopo 2-3 anni di tra virgolette partnership con la gara l'Ultratrail du Mont Blanc ho deciso di mettermi in gioco, ho cominciato a correre per essere un giorno alla partenza di questa gara e ci sono quasi. Dal punto di vista emotivo, lasciando perdere un attimo l'aspetto tecnico, significa ricercare a tutti i costi la spontaneità. Tenendo conto che questi atleti percorrono 160 km e 10.000 metri di dislivello, non è così banale fermarli, chiedergli delle cose e non sentirsi dire le cose che tu vorresti. Quindi, per quello che mi riguarda, il briefing che ho dato ai ragazzi che comunque con cui abbiamo fatto le riprese è quello di provare a impersonarsi nell'atleta. E avevamo atleti molto diversi, avevamo il papà, tutti atleti, però il papà con due figli che li seguivano e che a metà gara, ma nemmeno a metà, era già sfinito e quasi sull'orlo del ritiro, che comunque vedevi che ogni volta che incontrava la sua famiglia aveva una sorta di ricarica. Allora bisognava entrare in questa persona, non puoi ricreare quelle situazioni, devi semplicemente coglierle. Ed è successo, fortunatamente, siamo riusciti a cogliere degli aspetti umani delle persone a prescindere dal lato dell'atleta. Allo stesso tempo avevamo anche atleti con delle velleità diciamo da prestazione, quindi anche lì bisognava cogliere il loro antagonismo, cogliere il fatto che chiedevano a quante ore è che è passata questa persona, a quanto distante sono dall'altra, insomma, quindi conoscere gli atleti, conoscere il carattere
e cercare di impersonarsi, di entrare dentro di loro. Sì, siamo riusciti a dare un'impronta Vibram perché appunto la filosofia del film è molto particolare. Ordinary people being extraordinary, questa è la filosofia, e extraordinary con le sue Vibram, cioè gente comune capace di realizzare qualcosa di straordinario grazie a Vibram. Nell'ambito dell'Ultra Trail du Mont Blanc. Sappiamo tutti che l'Ultra Trail du Mont Blanc è una gara attorno al Monte Bianco di corsa in montagna, 166 km, 10.000 metri di dislivello quasi, però ci sono i top athlete, ma l'80% dei 2.500 partecipanti è gente comune e quindi sono quelli che abbiamo voluto colpire in questo caso.